L'indagine condotta dalla Polizia Postale con il coordinamento della Procura della Repubblica dei Minori di Firenze ha evidenziato un fenomeno purtroppo non nuovo. È sempre più frequente lo scambio di materiale pedopornografico anche tra minori e addirittura infraquattordicenni, come in questo caso. L'attività di indagine è nata dalla denuncia di una madre che, accorgendosi che il figlio aveva all'interno del proprio smartphone delle immagini a contenuto sicuramente illecito, si è recata presso la polizia postale per denunciare quello che aveva l'accaduto e, consegnando il telefono, ha permesso agli investigatori della polizia postale che è stato poi analizzato, di ricostruire la rete di contatti del minore e individuare con chi aveva scambiato questo materiale. Il fenomeno invece più nuovo che è venuto alla luce è che, accanto allo scambio di questo materiale pedopornografico, avviene in contemporanea, subito prima o dopo l'invio di file di natura pedopornografica, anche l'invio di questi file cosiddetti GORE, file presi per lo più dal deep web, molto violenti, con immagini molto crude di suicidi, di decapitazioni non solo di persone e di animali, quasi a voler proprio alimentare con questi video il contenuto di violenza e di crudezza anche dei file pedopornografici.